Seppia, Oh, è il nome. tuo. Sì, nome scelto dall'utente. 26-30 anni. Big City del Sud Italia. Ok, European Project Manager. In che senso European? Vabbè, sono progetti Oddio. europei, fondi di ricerca. O no, io ho sempre conosciuto Fondi. quelli come progetti europei. Ci sta. Situazione familiare, impegnato da poco. Lei è giovane e universitaria, nessun progetto a lungo termine ancora. Ok, già Ok. iniziamo. Una Già. coppia. Non ha Aderenza a obiettivi. obiettivi. È quello di default. Vivo con i genitori per via delle difficoltà di trovare casa in affitto nella mia città, ormai piena solo di bed and Sono di breakfast e case B&B, vacanze. case vacanze. Ok, Big City del Oh, Sud puoi zoomare un Italia. pochino? Uno zoomino? Sì. Sì. A Big City Così? del Sud Italia. Sì, va bene. Ok. Big City del Sud Italia, adesso facciamo reverse engineering, piena di case Sì, vacanze. del Sud Big Italia. City, quindi Napoli, no, non è piena di case vacanze Napoli. E Catanzaro, Isernia. anche. Rosciamano, sì. Chissà. Comunque, Lecce, 100%. però Big City. Dicono Palermo. Palermo, Roma, sì, è oh! vero. Roma Roma non non è è Sud sud. Italia, Ci può oh! stare. Roma è sud. 100% azionario con Sono, mi capacità. paleso, ma c'è un Emiliano Mungiovino che si Ma palesa. davvero? Dai, non credo, Abbiamo addirittura. seppia. Seppia, sei tu? Un colpo di fortuna che è presente. Si trovava qua, che culo. È assolutamente in attesa sta cosa. 100% azionario, vabbè, 10K, ok, e ha una pensione integrativa. Sono io, Domanda non siete importante. Ah, cattivi. beh, sì, per il futuro, sì. Ok, bene, Ah, è proprio abbiamo in Seppia in diretta, chat. ok. Bello, Grande seppia. grande Seppia. Allora, obiettivi lungo termine. Vista la difficoltà di trovare casa, mi piacerebbe avere la possibilità di comprare nella mia città, anche tramite mutuo, però magari con un anticipo sostanzioso, nella speranza che i tassi tornino come prima di questa crisi di inflazione, che a mio avviso ha spaventato la BCE più di quanto in realtà avrebbe dovuto, ma vabbè. Ok, qui ci allarghiamo a visioni Anche macroeconomiche. economista Fantozzi. Tu. Esatto. Emiliano, dici in quanto tempo pensi di comprare casa? Cioè, 5 anni, 10, 15, 1? Comprare Beh, intanto che casa. ci rispondo. Ok. Perché se no, qui poi se no, spese annuali, Annuali. 8K. Circa 8K, ma molto riducibili. Ho cambiato mindset, tagliare spese inutili e hobby costosi per investire il più possibile. Ok. Molto riducibili, 8K. Cosa ha detto? Dove vive? Con i genitori. Genitori Ok. Sud Italia, sì. 6 anni vuole Età. cambiare o comprare casa, eh? Entro i 6 anni. Ah, beh, c'è tempo allora. Ah, c'è C'è tempo. tempo. Ok, reddito netto 20.000. Ok. 8K riducibili. Ammazza. Ok. Beh. Vendo con i genitori spenderesti molto poco. Vive con quei due signori che rappresentano il fondo di emergenza, come dice Paolo, esatto. E 20K. Ok, abbiamo il foglio e basta. Leggi presentazione. Ok. Situazione finanziaria. Presentazione. Presentazione, oh, eccola qui. Speriamo non Eccola qua. siano quante pagine? Tre, dai, ci va di lusso. Una sciocchezza. Ormai Ormai dopo aver fatto il Camino Santiago siamo. Aspetta, ti metto sopra qui dove stai presentando. Ok, salve Mr. Rip and Friends, so benissimo di non avere né il capitale né la varietà di asset nel mio Scusa portafoglio, Guido se dovreste. ti interrompo, ma già apprezziamo i ne con l'accento. Con Ah, l'accento vero, vero, dal lato sì, giusto. e dal lato giusto. Ok, Né il capitale né vai. la varietà di asset nel mio portafogli, bla bla bla, però mi diverto davvero tanto con questa serie, i soldi degli altri. Sono sicuro che ci siano tra gli spettatori che osservano sognanti grandi capitali degli altri come me. Bla bla bla, ok, questo lo saltiamo. Scusa Emiliano, per questo motivo invio il mio caso.
Vedo bene quell'apostrofo, poi c'è uno spazio, un'organizzazione. Dove, dove, dove? C'è un apostrofo organizzazione, ma c'è uno spazio. Da dove. Ah, ma sotto. Non so, ormai no, sai? No, sembra fatto bene, perché vedo troppo spazio, ok. No, dopo fonte. Guido controlla. E qui è la grammatica degli altri. Non posso editare, ma dovrei aprirlo con documenti. Beh, ma poi comunque se selezioni i caratteri, esatto. Lo ce ne accorgiamo. E questo è fondamentale. Sotto ho 29 vai, anni, vai. Là, giù, lì, vai. Vai vicino, aspetta. No, sembra che non ci sia. Sembra che non ci sia. Va bene, okay. Okay. Ok. Però qui ci andava una virgola. È vero. Allora, terminato RAL 24K, qui per molti giovani anche solo questo traguardo è sognato e ambito. Ok, ammazza. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate delle mie idee, non so se ci sono suggerimenti. Perfetto. Ho 29 anni, gestisco progetti europei per un'organizzazione non governativa, sono laureato in triennale in sviluppo economico e cooperazione internazionale. Ok, mi piace il lavoro che faccio. Mm-hmm. È fondamentale avere un ritorno morale dell'attività che svolgo, sto bene con me stesso, non mi interesserebbe cambiare città dove vivere, solo per inseguire uno stipendio più alto, anche molto più alto, da alcune offerte che mi sono arrivate all'estero. Dall'estero, di che offerte parliamo? Sono curioso, Emiliano, se vuoi esatto. Puoi parlarne. Facci sapere. Ritengo che la vera... Emiliano, sto soffrendo, ho scritto in chat. Ritengo che la vera qualità della vita non sia tanto la cifra che si percepisce, ma quello di cui si può godere. Ok, per godere però bisogna avere tempo e il lavoro che faccio me lo consente. Ok, quindi hai un buon work-life balance, ti piace viaggiare, ti ritieni fortunato. Ok. Guarda, evidentemente i tuoi video e quelli dei Crescere Coletti, fate scuola con idee chiare senza vendere. Ok. Ho allegato un file che c'è la mia situazione finanziaria, ok, ho iniziato a tracciare le mie spese in concomitanza del nuovo contratto, bravo. Grande. E a studiare per capire come meglio potessi investire ciò che avevo da parte. Ok, ho cercato casa ma è veramente molto difficile nella mia città, quasi impossibile, da singolo o da solo. Ok, per una questione di... Non ho avuto esperienza. Cercato incessantemente in affitto, immagino, quindi non ti mancano no, le garanzie. No, beh, se tiene da parte... Ah, è vero, è vero. È vero, la caparra si dà anche, sì, sì, certo. Cioè, Emiliano, c'è in Germania... C'è chi sostiene che sia un po'... Magari è ok se parliamo di Palermo, può darsi che il mercato sì. È così, però è abbastanza triste, in effetti. Lui sostiene che sia buono per Palermo. Ha scritto comunque in Germania offrono il doppio netto quasi a parità di mansioni sostanzialmente. Ok. Il doppio netto di 24K, ok. Pensavo di più in Germania. Però magari sfruttano il fatto che sei italiano. Cioè ci sta un po' del tipo, vabbè stai arrivando da fuori, ti facciamo una offerta low ball, tanto l'accetti. Ma dai, mi ha chiesto quanto guadagni adesso? Guadagno 24.000. Ah, ok, te ne offriamo 27. Cioè ci sta, ci sta. Poi dopo ci sta. Il tempo, una volta che metti il piede lì, poi ti svegli un attimo e tempo due o tre spostamenti di lavoro e ti ritorni in linea. Però in genere anche chi va in Svizzera dall'Italia, le prime offerte che accetta sono anche molto più basse, ma va bene, pur di mettere il piede da un'altra parte, tanto poi dopo due anni te ne vai, cambi lavoro, va bene così. Sì, 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 sì. Ho deciso di rinunciare per il momento, aspettare il calo di tassi di interesse per trovare una casa tutta mia. Ok, scommetto sul calo di questa inflazione che in realtà è già calata e sul rientro a tassi più convenienti nei prossimi anni. Ok. Diciamo che il progetto di project manager... È quello che scrive Ripo, ovviamente, okay. Giusto? E scrive anche il progetto per bene, mette di curriculum di tutti e poi scrive sì. Report. E prepara i 20.000 pagine, certo. Ok. Ho aperto un fondo pensione nel 2017, in cui ho messo qualcosa solo negli ultimi due anni. Ok. Incuriosito dalla possibilità di ricevere come sgravio fiscale la mia aliquota indietro l'anno successivo. Ok.
Sostanzialmente un investimento che tutto il 23-25, ok, sì, non è un vero guadagno, però lo percepisco un po' tale, No, lo scrivo così poi niente perché nei miei video predico sempre, non è un guadagno, non è un ok. Ma hai un match del datore di lavoro? No, in 55K che in Svizzera è senso? poco, figlio mio. Il 23-25 è la detassazione? No, sì, dico, anche un match del datore di Ah, lavoro non lo o dice, quindi non lo dice? penso di no. Ok, facci sapere. Aia, Ok, vediamo gli aia, aia. investimenti. Pensavo fosse impossibile. Ho cercato uno dei fondi migliori. Sono passato da quello di Intesa, costosissimo, a quello di Amundi. Ah, ok, fondo Ok, fondo pensione. pensione. Ridurre le commissioni è il primo step, è forse uno di quelli fondamentali. Sta chiudendo Intesa per passare a Fineco. Ok, quanti anni hai per Fineco? Ti sei 30, ok. Fino ai 30 mi sembra conviene, poi insomma Sfineco, da quello sì. vedere. Ho optato per la linea più aggressiva del fondo, legato al disponibile nello spreadsheet, ok. Ho iniziato con un pack su Scalable, essendo quasi totalmente gratuito. I costi di gestione sono 2,60 euro, immagino parli di commissioni, a parte il TER dell'ETF. Nessun contributo. Ok, se avessi dovuto attivare il vensimento della piattaforma dal mio conto, quindi avrei pagato 9,60 euro annui, inaccettabile, esagerato. Ok, ho deciso di provare a mettere in pratica un value averaging pack, ci riuscirò, conviene, piacerebbe testarlo. Bla Abbiamo dei bla bla. numeri, abbiamo dei numeri concreti, cioè di che importi parliamo, poi li troviamo dopo. Sì, penso di poter portare serenamente gli investimenti a 300-400 euro mensili nei prossimi mesi. Non vedo l'ora di sentirvene parlare. Ok, Ok, passiamo vediamo. vediamo la Vediamo il ciccia. foglione. Situazione finanziaria. Allora, liquidità 4.002. Crediti, debiti. Insomma, crediti debiti, ok. Ha dei Quindi crediti e debiti sono. debiti con qualcuno, boh. Ah, ok, questo meno questo, quindi ha un credito di 1.800 sostanzialmente. Sembrerebbe. Sì, un credito e un Ok. debito di 2100, ok, sì. E fondo pensione 1.990 che è un accumulo 1.014. Ok, 9.000 di patrimonio, stipendio. Altre entrate, questo è il totale delle entrate nel 2023, il totale delle uscite, non metteteci gli investimenti nelle uscite. Vero, concordo. Ma Ok. poi non torna più la contabilità a partita doppia. Allora, però. Cioè, sì, non sei. No, è vero che comunque non torna, vedo. Parte che non torna lo Sì. stesso perché c'è un saldo. Poi tu dici, Ok, c'è un quello che saldo, rimane è il cash liquidità, flow, sono diciamo. utili. Infatti in accounting, così non riesco a capire, in accounting gli utili sono messi negativi perché deve far zero, perché alla fine sono utili che in partita doppia risultano come diciamo, utili negativi nel balance sheet. Vabbè, casino. Ok, vabbè, una rapida occhiata alle spese. Ecco, vediamo, vediamo. Vediamo Allora, un po'. 1.500 di investimenti, ok, è solito, 1.200 Sono di rateizzazioni. investimenti. Sto Ok. guardando il 2023 io, tutto il 2023 in generale. Allora, quindi questa linea, questa colonna qui, Sì, esatto. sostanzialmente. Bilancio Metà pentrocinio non le saving conto spesa come savings, ok. rate. Ok. Saving rate 42%, ottimo. Poi ovviamente magari attenzione ad andare sotto la soglia di anche un pochino di benessere, no? Di benessere materiale tuo, nel senso. Vabbè, dai. C'ha 9.000 salvati, risparmia tutto, non spende più niente, chiudi del riccio, risparmia finché arrivi a 500.000, non mangia più, mangia, vai alla Caritas, Cos'è la cazzo. centauria? Niente. No, Dove chiedevo a lui scusa? cos'è la centauria. Lui Sarà. rateizza un po' di cose. La centauria. Bravo. Centauria sarà contributo a fondo pensione, così al volo. Eh no, la rateizza, occhiali da vista, frigorifero, centauria.
Questa è il nome della sua motocicletta? Ah, può darsi. Può darsi. Però okay, può darsi. Vabbè, ok, comunque perché le rateizzazioni sono non poche, tu dici 1.200 all'anno. Bisogna vedere a che tasso le rateizzate. O forse semplicemente lui le ha già pagate ma le considera rateizzate. Hobby collezionismo, ogni mese. Ogni mese spende okay. 45 euro di collezionismo, ok. Perfetto. Non saremo noi che glielo togliamo. ah no, tempo libero e hobby però c'è già 366 euro qui. Cos'è quello? Poverino, questo risparmio al 40%. Quasi mi contraddico e Guido mi dà contro. Ah, ma già risparmio al 40% lo stipendio, lasciatelo divertirsi, ragazzo. Guarda, però svago 1.000 euro all'anno. Tempo libero hobby 366 e qui si sciala alla grande. No, ragazzi, scherzavo su 500k, però onestamente a mio avviso in questa situazione qua bisogna aumentare qualche zero da una parte e zero dall'altra, nel senso che bisogna aumentare le entrate, sennò ragiona sì, sì, sì. Piuttosto bassi. Ok, passiamo agli investimenti. Ok, Acqui ci ha lasciato gentilmente il bravo, bravissimo. Ma ragazzi, la presentazione grande. Sta verso il 10 qua, io te lo dico. Sì, la presentazione è fatta bene. La presentazione è ottima. iShares MSVI Acqui UCI ZTF. Ok, replica World Country World. Ho perso l'entry sopra. Questo è detto A che è proprio il ticker. È l'indice. USK. Sì, USK. Ok, ho 9 miliardi di patrimonio. Sì, è un'altra. Mi sembra che costa un po' troppo il terzo. Se non sbaglio, a 0,20. No, okay. Acqui. Ma benissimo, è uno dei top ETF. Sì, però vabbè, un po' troppo campionato forse. Mi sembra su 9.000 sia l'indice, se non ricordo male. 9.000 no, azioni. L'IMI è da 9.000 indice, questo qua dovrebbe essere, okay. non è, avrà 4.000, 5.000, non ricordo. SCA, ma anche VWC, anche VWCE se non sbaglio, a 3.000, al 50% più azioni. Vediamo, sì, sono 3.000 costituenti, sì. Non mi zooma oggi, ecco. Quindi VWCE ne ha, sta mi sembra che avesse 3.200 VWCE, vorrei sbagliarmi. Questo è Acqui o è Word? Questo è Acqui, e poi VWCE, Just ETF. Allora vediamo anche qua. E questo, 2470, sono esattamente lo stesso indice. VWCE... traccia FTSE All World, non è FTSE All World, è la stessa cosa. Ok, e VWCE, sì, sono d'accordo, mi sembra di dichiarare rispetto all'indice, sono molto vicini, sì. Sì. 3.600 contro 4.000. È strano il benchmark, si potrebbe... vabbè, comunque ragazzi, 2.500 azioni e vabbè. No, ci sta, dai. Mancherà qualche small cap male. Vietnamita, se tu fai MSCI World più Paolo Coletti hai fatto la stessa cosa, hai fatto il World. Quanti ETF abbiamo? 9.000 euro, abbiamo 50 ETF, dove sta? Quanti ETF abbiamo? Ma, sono perso qualcosa. No, ne ha solo uno su cui fa il pack, sì. Okay. Su cui fa il pack. Poi ci ha linkato quest'altro. Una pensione, questa è una fondo pensione però. Un fondo pensione. Però c'è linkato un ETF, che forse è un ETF che segue lo stesso indice. Che fa bench, sì, però fondo pensione avrà il 2,5% sì, esatto. Dei costi. Sì. No, qual è quello? È la Mundi Seconda Pensione? Sì. Giorgio non lo sa, ma io non riesco a dire la di... pensione correttamente. Cosa? La pensione? Pensione. Sì, pensione, sì. Dico pensione, sì. Però con la S sibilante, tipo la sibilante, zettante. Eccolo là. Esiste da, vediamo un po' lo storico, non ha dati sull'entrata, non ha dati di costi, di cose strano. No. Cioè abbiamo un benchmark di riferimento, è così, è un po' utile. Possiamo vedere l'andamento e dire, che cos'è, metti max. Okay. Però ci stanno facendo il benchmark, metti max e io leverei bilanciati aggressivi, però in realtà è quello il benchmark. Perché quello sopra mi sembra un po' strano. Quello sopra è Morningstar, EU, Aggregate Global.
Bilanciati aggressivi a euro è lì. Però quella lì in teoria è la categoria. Su tutti i fondi attivi di merda, io leverei la categoria. Quello l'ultimo, bilanciati aggressivi. Quello là non è. Questo capi quanto rappresentativo sia l'indice, il benchmark. Sembra avere lo stesso andamento, ma due per in leva. Che magari vuol dire che quello lì è il 100% azionario. Può darsi che quello sopra, quindi in teoria è un po' complicato. Non stiamo imparando nulla. Sì, non dovrebbe esserci 100% azionario, la Mundi espansione. Chiaro, No, dice chiaro, 40. 40% MSCM, cos'è? Ok, EMU, European Market Union. sì, Poi Economic Union. 20% E obbligazioni, treasury, obbligazione a breve, gold. poi molto Però corto. altro 40% di world, cioè insomma. World XM, esclude quindi EMU. è Edge, sovrappesato, esatto. Esatto. è Però sovrappesato è un sull'Europa. 80-20, 80 oh. azionario, sì. Quindi, il benchmark, pure se fosse 100% azionario, è un benchmark. Come dire, se era 40-100, mi sembrava ragionevole con 40-100 questo qui, ma se è 80 contro 100, sta underperformando come la merda. Vabbè, lo Stringi fanno. a 5, stringi a 5 anni, ad esempio. Ok, comunque underperforma, non più Beh, non più tantissimo. tantissimo, 14,5 a 13 è più Sì, è un 30%, non più 8%, sì. Mi 45, cioè. dovrebbe capire cos'è questo. Oh, il Covid. No, pensavo avevi toccato Cos'è questo? era il drop del Covid. Ok, questo sostanzialmente è l'indice, quindi senza nessun per 80-20 sopra. sbilanciato EU, eppure un po' aggiato. Vabbè, però ragazzi, parliamo di un fondo pensione, alla fine i fondi pensione non li puoi comprare. Ne ho visti di molto peggio, tutti li hanno visti Sì, di molto peggio, dicono, a me l'hanno no? suggerito anche a me come il migliore in Italia, tra i fondi Se pensione quello è il aperti. migliore, ti pigli quello. Comunque 0,8 di TER non è altissimo, anzi è tra i più bassi TER dei fondi, non l'ho mai visto un 1%, e Ci comunque sta. vediamo se Sergio Brio, va, Bene. direi che abbiamo abbastanza dati, no? E poi Ok. parliamo di 1900 sull'investimento e fondo pensione. No, questo è fondo pensione 1900. 1.900 fondo E pensione e 1.000 investimenti. su ETF. Sì, sono le intenzioni, ok. Ok. Beh, no, ah sì, è vero, ancora primo dicembre. Ancora non c'è niente di investito, quindi. No, ce li abbiamo i soldi. Appena iniziato. Beh, ha scelto il fondo pensione più efficiente che ci sta, cioè il fondo con meno costi in assoluto. Comunque non è la prima volta, forse anche l'altra volta ha detto che Morningstar da evitare per queste Fantalism, cose. sì, l'aveva già detto. Okay, non so quanto attendibile sia questa informazione, però ha scelto un fondo pensione abbastanza efficiente e un unico ETF World molto efficiente, per cui alla fine ottimo. Abbiamo presentazione del caso. Beh, molto, molto, molto conciso, molto bravo. Ottima presentazione del caso. Direi che è impeccabile. Vediamo un po' cosa possiamo criticare. Diciamo che però è più facile, come se venisse Elon Musk a spiegare il caso, troveremmo cose contorte. Aspetta, perché queste sette holding? È ovvio che se è un caso molto semplice, è più facile che prendi voto alto su questo aspetto. Quindi mi viene da dire, il tuo caso è un caso ben presentato, però era anche molto facile da presentare. Però, quindi, come ci comportiamo? Mi attengo al fatto che ha presentato bene. Lo spreadsheet è chiarissimo, il testo è chiarissimo. Io qui mi azzardo a dare un 9, un 9 alto, 9,69. Mi tengo un po' di margine per un caso ancora migliore. Efficienza, la società è super efficiente, cioè questo batte Donald Duck con 10.000 lire, però ragazzi, che facciamo? questo qui è una, come si chiama? Good Art Law, No, però ci delle sono gli metriche. obiettivi, non preoccuparti, ci sono gli obiettivi. Ti ricordo che ha detto casa in 7 anni. O Cioè, la società è più 6 efficiente anni. della storia. Asset Ratio più efficiente della storia. Mi sento di dover dare e mi dispiaccio 9, ha un'ottima asset allocation. 9, diciamo 100% azionario, singolo ETF, insomma, possiamo qui fare i pignolazzi e dare un 9,21, però sono voti altissimi. Aderenza obiettivi, e compra a casa fra 5 anni, messo così? 6.
Forse le case a 1 euro a Palermo? So le case a 1 euro? Palermo non credo. Se è Emiliano, fino adesso è perfetto, la presentazione è perfetta e la set allocation bravissimo. C'è da, come dire, se potessi dare un C'è voto da in più, lavorare sullo stipendio. c'è da lavorare sui numeri, cioè sui numeri. Pure mia figlia ha una set allocation perfetta con i 20 centesimi che ha, però c'è da lavorare sui numeri, per cui l'obiettivo di comprare casa fra 5-6 anni dipende quasi esclusivamente dal lavoro che farai e da quanto aumenterà gli stipendi, quindi Dice che è aveva specificato scollegato. anche il mutuo. Ah, con Anche il col mutuo mutuo, no, certo, sì. però Ok. è ovvio che parliamo del 20% di down payment. Adesso non so quanto costano le case nell'area in cui voi stai cercando tu. Se costano boh, 100.000, non credo che a Palermo sono 100.000, perché 200.000 ci vogliono 40K. Ci arrivi in 6 anni, mettiamo 40K di down payment. Più in teoria compri casa, vorrei anche pigliare qualche immobile. Diciamo meno di 50.000 euro. Faccio difficoltà a immaginarmelo, però magari potersi in zone remote in Sicilia trovi a molto di meno. Però 50.000 euro di disponibilità sull'unghia credo ci vogliono. E così facendo, risparmiando il 40% di boh, forse 1.600 di quanto risparmiamo anno? 4.000, 5.000, poi 5.000 l'anno. Stiamo un po' tirati, però non è una questione che hai sbagliato gli aspetti finanziari per arrivare a quell'obiettivo. È un obiettivo che non puoi avere, cioè non puoi dire il mio obiettivo è andare su Marte, e non, è un po' complicato, però sì, manca un attimo altri dati. Al momento l'obiettivo di comprare casa fra 6 anni e investire 100% azionario non vanno proprio d'accordissimo. Io gli do un 5,5. Però avrei dato un po' di più se non avessi dato i 9 e passa sopra, per cui forse gli do un 6, un 6 politico perché mi sembra un po' caotica questa accoppiata obiettivi investimento. Allora, presentazione del caso, c'è un grave errore grammaticale, ha confuso il verbo avere col verbo essere Mancava una nel virgola. testo mancava una virgola. E poi no, una cosa. Pignolazzi, eh? Adesso fai il pignolazzo. E poi no, giusto un consiglio. Vedo che lui tiene il primo investimento, occupa le prime 10 colonne, così un po' alla rinfusa, il secondo investimento le altre 10 colonne. Quando va il portafoglio con 50 investimenti, non può fare così, deve metterlo a database. Comunque non verrà punito per questo. Posso azzardare un 9,9. 28 voti 96% su Twitch. 28 voti 96. Guido si è diventato il mio Twitch. Mazza! Vai. Cioè, più ne ho, dorme tutti 216 persone. Tutti a dormire, state. Intanto aspettiamo YouTube. Comunque mi fanno notare che in teoria sono anche i mutui al 100%, ma a quel punto non servono obiettivi. Anche girarti tutti quanti alla roulette. Cioè, non capisco. Non sento l'Africa. Non sento l'Africa. Ci sto, accetto il pensiero e sta anche non battere Donald Duck con quello che spende lui per lavorare la macchina. Ok. Vai, scusate, vai Guido, vai Paolo. 9,9 di presentazione del caso. Porca miseria, qui stiamo a battere Donald Duck. Qui Sì. battiamo Donald Duck. Efficienza di asset allocation. Dunque, io subito ho buttato l'occhio sul fatto che ha l'ETF, ovviamente market cap weighted, però ha poco, quindi non ha molte alternative e quindi glielo si perdona. Tu forse, Giorgio, non hai notato che aveva un vecchio fondo pensione? Me lo son perso, Inefficiente, certo. ce l'aveva segnato uno spreadsheet, però ha cambiato idea, quindi si è pentito. E quindi l'asset allocation c'è tutta. E boh, potrei azzardare anche qui 9,8. Porca miseria. Aderenza obiettivi. Dunque, l'unico obiettivo che ci c'è è la casa. 6 anni azionario e fondo pensione. È vero che fondo pensione lo può tirare fuori per la casa. Adesso non posso non ascoltare pensione in realtà dici, dai, non dovevi dirmelo che c'era perché io non sono No, beh, io adesso aspetta, il adesso lo dico cervello come lo va direi normalmente, fondo pensione, lo direi, però mi hanno detto che si pensione dice come sole, fondo pensione. esa, Ma che bravo strano, fondo pensione come pensione. strano fondo pensione Fondo però la ok. pensione la voglio anch'io e il problema è che la ZZ la, se la dici secco come zucchero fondo pensione va bene ma fondo pensione come zattera non ci piace
Vabbè, allora, comunque, sì, il fondo pensione lo può tirare fuori, quindi va bene, e però quell'azionario 6 anni è un po' pericolosetto. Adesso mi viene anche pericolosetto da dire la S. Quindi potrei abbassare questa aderenza obiettivi, gli darei un 7. Aspetta, andato segno 144, 88, 144, mazza 96% da 144, 88 qua. Allora, quindi aderenza obiettivi 7. Donald Duck ci saluta, Donald Duck paura, sta Donald per Duck. Abbandonare, è tutto nelle mani, in questo momento Donald Duck è scalzato. Guido. Allora, presentazione del caso, non ho molto da aggiungere, nel senso è stato presentato tutto sommato bene, sì, forse un po' troppo dilungato nella presentazione, diciamo il contenuto era poco alla fine, si poteva ridurre, gli spreadsheet sì, non ottimizzati per avere più righe, gli investimenti, però stiamo parlando di dettagli. Ti darei 8,5. Attenzione efficienza asset allocation ottima, magari non è da 10 perché esistono ETF con un TER di 0,10 0,15 rispetto a quello che hai scelto, però Pignola, esatto. Piacerebbe, vero, avere l'ETF perfetto, eh? Però va benissimo, anche il fondo pensione qui viene a sbagliare anche a me, più che insomma ottima scelta, direi, anche a livello di costi, che alla fine sono l'unica cosa che riusciamo a controllare, quindi mi accodo a un 9,5 anch'io. Attenzione, adesso come i calci di rigore, no? Basta un 4, basta un 6 per battere, basta un 7 per battere. Non lo so quanto ha Donald Duck, a 25. Non guardiamo, non dobbiamo influenzare. Fatti i conti. Allora, adesso obiettivi si scende perché i bookmakers lo pagano. Emiliano, se non dicevi la storia della casa, prendevi, che so, l'obiettivo di default e andava a 10. Però avevi trovato il bug al nostro sistema, perché non puoi vincere tu, diciamoci la verità, però fatte le regole. Scende perché vuoi comprare casa nel giro di 5-6 anni e l'azionario, mettere tutto in azionario, no, non andrebbe benissimo. Magari alla tua età, che ancora vivi con i genitori, ok, magari alla tua età vivi ancora con i genitori, a breve pensi di andare da solo, eccetera, no, effettivamente avrei pensato a mettere da parte qualcosa in obbligazionario. Attualmente ci sono rendite tutto sommato decenti. Bravo, bravissimo Emiliano, io voglio alzare qualche, posso dare di più qua? Ormai obiettivi, c'è solo quello della casa, giusto? Comprare casa nella mia città, però magari con un anticipo sostanzioso, ecco, poi negli obiettivi metti la speranza che i tassi tornino come prima di questa crisi, quello. Però magari, attenzione, però magari la casa è un'opzione, non vuole giustamente comprarla, se fa male ritarda di un anno. Ma attenzione ragazzi, qui stiamo qui cerca di influenzare il giudice, no? Esatto, basta, non distraete. Voto difficile, per me merita un 6,5, penso. Oh my god. Allora, ha conquistato la chat 27 su 28 su Twitch e l'88% su YouTube. Ha conquistato i nostri giudici, soprattutto Paolo, ma anche Guido e Mr. Rip. Salviamo e andiamo a controllare. Secondo me è top. No, lo sciamano, attenzione, lo sciamano di Catanzaro. Ma che cos'è sta roba? Non ho messo il nome.
Ah, forse No, si siamo dimenticati di metterla. si può editare, si può, il backend si può taroccare, no? Esatto. Tranquillamente. Non è, a meno che non sia su blockchain. Vado a mettere in voto, in voto decrescente e attenzione, come mulino bianco. E Donald Duck si è ritirato Donald Duck per la paura. Ma è stato Si è tutto quanto qua? ritirato. Che cazzo è successo? È È sparito Donald esploso Duck. tutto. Pur Vediamo di non dov'è. perdere, dove sta Donald Duck? Se n'è andato. E Perché che non c'è? cavolo. È saltato il be per un errore di No. sceneggiatura. L'ispettore Catiponda. Niente. Non ci ho capito. Sorpresa finale. Avendo lasciato blank, si è mangiato il secondo Strano. in classifica. Il classico Bacco. Che finale anticlimatico, ragazzi. No, Dobbiamo recuperare gli peccato, screenshot della volta precedente per capire se. Lo facciamo. Qual è il problema? Lo facciamo. Ormai è una questione di è una questione di vita o di morte. Per cui andiamo sul canale di Paolo. Lo facciamo. Peccato, in genere li mostriamo, no? Sempre li mostriamo la classifica. sì. Allora, dove lo No, è vero, trovo? dicono che parità di voto si è mangiato il presidente. Vai su live. Addirittura Live, live. I live, live. soldi È degli sul Cammino di altri? Ok. Santiago, sì, esatto, quello. Andiamo a cercare una classifica. Eccolo qua. Qui c'è una votazione. E andiamo un po' avanti. No, attenzione. Stiamo ancora votando. Qua, ancora niente. Sì, stiamo votando. Ci mettiamo una vita a votare. Sì, è vero. Ho visto una No, classifica no, qua. Ecco qua. ok, fermo. Attenzione, Ok. ci siamo, eh? Ci siamo, eh? Donald Donald Duck Duck, 24. 25.0. 25.0 Donald Duck. Qui quanto ha fatto lui oggi? Ha fatto 25.7. Grande, primo! Primo senza nome e Ah, mega! senza il secondo. E tu sei scappato da Donald Duck. Abbiamo un no, ma Sedia che bello, primo. per il content è fantastica sta cosa, perché è la abbiamo al finale di live di Maratona il nuovo campione in Campione. carica. Campione in carica. E Grande, vai, grandissimo. grande, grande Seppia. In Grande seppiolina. scioltezza, è vero, li ha mangiati in In scioltezza. scioltezza abbiamo scalzato Donald Duck. E quanto è bello che aspetta un secondo perché volevo matcharvi meglio così. Guardate Ah, ecco, come siamo cambiati nel posso corso di una andare settimana. a mettermi un dito nell'occhio.